Ed ora parliamo di una storica corsa in salita, la Trieste Opicina, organizzata dal Club dei 20 all'ora e dal Comune del Capoluogo Giuliano. L'edizione 2016 prenderà il via il 1° di aprile dalla base aerea di Rivolto. Farà tappa nel Porto Vecchio di Trieste e si snoderà poi attraverso un itinerario che percorre le strade della regione per arrivare sabato a Villa Opicina, al Sincrotrone il 3 mattina e in Piazza Verdi a Trieste a mezzogiorno del 3 di aprile. Quasi 150 le vetture storiche quindi sulle strade in questi 3 giorni, 10 le vetture anteguerra presenti. Si tratta di un record assoluto con oltre il 30% in più rispetto al 2015 quando furono 98, di cui 70 per la categoria sport e rimanenti della turistica. Gli equipaggi iscritti sono per quasi un terzo stranieri, molti i partner di questa edizione come il Museo Ferroviario di Campomarzio a Trieste, il Polo Museale del Porto Vecchio e il Sincrotrone, in un connubio per così dire di scienza, archeologia industriale e motori. La prima edizione della leggendaria corsa si disputò nel 1911, ancora sotto l'impero austro-ungarico, e fu vinta da una Lorin Clement, oggi più nota come Škoda. Ed era l'ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo, ci rivediamo alle 19:35 circa. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.